Ciao a tutti, io sono Edoardo Ridolfi ed io sono Marco Matarazzi. Benvenuti al nostro podcast Ospitalità 4.0. Oggi parleremo di come scegliere i consulenti per il proprio hotel. La schiera dei consulenti è lunga, il numero di persone che possono aiutarci a gestire meglio la nostra struttura ricettiva sono molteplici figure. Oggi vogliamo parlare, io Edoardo, ragionare un po' su quelli che sono i consulenti, come sceglierli, capire quali sono competenti, quali lo sono meno, quali dicono cose giuste, quali dicono cose meno giuste. E come analizzare quello che ci dicono. Per poter, sì, poi capire con chi lavorare e con chi non lavorare. Esattamente. Anche perché quando un hotel avvia la propria struttura o magari anche in corso d'opera, ha spesso bisogno di un consiglio, della consulenza di qualcuno. Senza consulenza niente. Di revenue, di marketing, il commercialista stesso, strategie da adottare, e si trova quindi a chiedere un consiglio per migliorare la propria attività o semplificare alcuni processi. Sì, io credo che proprio oltre che il concetto di consiglio ci sia proprio bisogno di essere affiancati su certe scelte, quelle più delicate, da professionisti che siano in grado di dare dei punti di vista, di presentare dei punti di vista differenti all'albergatore e al suo entourage. Quindi, come elencato giustamente tu, abbiamo consulenti di revenue, sono molto diffusi, consulenti di marketing e di SEO, spesso queste due figure sono collegate. Poi il famosissimo commercialista, che è ormai è, ovviamente tutti quanti utilizzano un commercialista, o quantomeno ce l'auguriamo, che però andremo un pochino nel merito perché anche lì è importante capire la differenza tra un commercialista e un contabile. E poi quelle che sono quelle strategie anche legali, quindi per riuscire ad impostare dei documenti, dei contratti, delle privacy policy, eccetera, che tutelino noi e la nostra struttura. Quindi questo è un po' il panorama. Come prima cosa, secondo me, è molto importante quindi avere un primo approccio che a pelle sembri funzionare. Quando si conosce un nuovo consulente o un candidato consulente, si parte con un colloquio informale in cui si prende un caffè, si inizia a capire quelli che sono i servizi che quella persona può offrire per noi in qualità di albergatore. Ok, come puoi aiutarmi? Facciamo magari un esempio di un consulente di marketing, dato che tu, Edoardo, ti occupi di questo. Certo. La prima impressione è importante e vorrei capire, insomma, qual è il tuo parere su come secondo te andrebbe scelto un consulente di marketing, e fare qualche domanda per sondare il terreno. In qualità di albergatore vorrei fare delle domande per capire se quello che ho davanti è una persona competente o uno che si riempie di paroloni e basta. È importante innanzitutto far parlare molto il cliente prima, quindi si fa parlare l'albergatore, si fa raccontare un po' quello che è la storia della struttura e come ha lavorato fino a quel momento, in modo tale che il consulente possa capire come sta lavorando attualmente l'albergatore per poi andare ad operare. Quindi la prima fase è una narrazione fondamentalmente dell'albergatore che racconta la sua storia e il modo di lavorare. Quindi fammi capire, secondo te un buon marketer, come prima istanza, come un buon dottore, deve ascoltare quelli che sono i sintomi. Esattamente. Deve fare delle domande, non deve partire in quarta raccontando tutto quanto quello che ha fatto, risultati, numeri sparati là. No, perché poi se è in gamba lo dimostra strada facendo, e invece molto spesso mi capita di sentire dei consulenti che dicono: sì, guarda, io ho fatto questo, i numeri che otterrai sono questi qui. Insomma, è più una loro vetrina e non ascoltano di cosa ha bisogno il cliente. Quindi ascoltare è il primo step, e sono d'accordo al 100%. Poi io, in qualità di albergatore, qualche domanda la vorrei fare, no? Quindi inizio a spararti qualche domandina per capire come lavori e quante ne sai. Sì. Quindi io tendenzialmente la domanda che ti farei è: come approcci quando inizi a analizzare, a intavolare la strategia di marketing di un nuovo cliente? Quindi questa è la prima domanda, seguita dal poi quali sono gli obiettivi che ci vogliamo porre e come riusciamo poi a misurare questi obiettivi? Perché avere delle KPI, quindi dei Key Performance Indicators, quindi delle metriche che possiamo utilizzare per poi capire se abbiamo fatto centro oppure no, è molto importante, perché altrimenti andiamo un po', navighiamo a vista e un obiettivo o un altro non fa la differenza. Quindi da dove vogliamo partire e dove vogliamo arrivare? Ad oggi analizziamo quello che è magari il nostro traffico, sì, e poi vediamo tra 3 mesi, l'obiettivo è quello di farlo crescere del 20%, quindi ci diamo questo obiettivo, e quello successivo potrebbe essere di averlo fatto crescere del 100% in 12 mesi. Sì.
Però ritorno un po' a quello che ti dicevo all'inizio, prima ci deve essere una fase di analisi, devi capire come lavora, poi solo successivamente puoi iniziare a metterci le mani, perché se inizi a mettere le mani e poi successivamente fai le domande, è un po' un cane che si morde la coda. Sicuro, quindi l'obiettivo mio comunque adesso forse mi sono spiegato male, ma non è tanto quello di far sì che nel primo incontro vengano messi sul tavolino insomma, delle chiavi di Sì. misurazione, ma che ci aspettiamo che questo marketer proponga questo tipo di approccio, ossia che dica fammi capire la situazione, faccio un'analisi, ti faccio un report, magari gratuito, su quella che sarebbe la mia strategia, con dei numeri, con delle metriche. Io diffiderei anche di quei consulenti che partono subito con la parcella sin dalla prima analisi. Quindi una prima parte, secondo me, dovrebbe essere un investimento. Sì, è una fase conoscitiva e in questa fase conoscitiva poi si possono andare anche a stabilire degli obiettivi, capire che cosa vuole l'albergatore, che cosa vuole l'albergatore. Vuoi far crescere il posizionamento del tuo sito? Vuoi dare più visibilità a quello che offri? Perché comunque sia, poi ogni obiettivo ha una strategia diversa e quindi è importante capire anche questo, perché magari un albergatore dice sì, io voglio fare delle cose di marketing. Sì, però che cosa? Vuoi fare una campagna? Vuoi muoverti lato social? Vuoi muoverti lato SEO? Quindi Quindi è questo tu dici importante. che sia. Io però non ascolterei troppo il volere dell'albergatore in questo, fossi il marketer. Chiederei quella che è l'idea di massima. Già entrare troppo nello specifico di che cosa vuoi fare, sì, forse lì è un po' tricky, potrebbe diventare complesso, perché se no rischiamo di assumere un consulente per poi dirgli esattamente quello che vuoi fare. Magari non gli permetti di esprimersi, ottieni un risultato che è parziale. E una Sì. persona che comunque, dopo un po', non è contenta di lavorare insieme a te, albergatore, perché sei tu che lo muovi come una marionetta, pur sapendone molto meno del consulente Sì, stesso. ci può stare, però spesso c'è anche bisogno di dare visibilità a quello che realmente si vuole. Quindi ecco. Comunque, bottom line, quindi per tirare le somme, quello che è importante è far sì che quando valutate un consulente di marketing, questa persona vi deve far parlare e deve Sì. capire quello che è il vostro contesto, per poter poi proporre una prima analisi di vestito su misura fatto per la vostra azienda. Che sia gratuito, che sia con un costo simbolico, comunque deve essere l'inizio, con un piano, con degli indici misurabili. Ti piace questo riassunto? Mi piace tantissimo. Ok, quindi questo è quello che noi suggeriamo per quanto riguarda la parte di marketing. Similmente c'è il discorso SEO, quindi per chi fa consulente di SEO io mi aspetterei, perché vanno un po' a braccetto marketing e SEO, quindi SEO è Search Engine Optimization, quindi quelle persone che si occupano del posizionamento del vostro sito sui motori di ricerca. Quindi quello che mi aspetto da un consulente di SEO è una cosa molto simile. Sì. Secondo me è importante anche chiedere un portfolio di come si è lavorato in un determinato settore, quasi a chiedere delle referenze, perché comunque sia il passaparola è molto importante. Quindi se fossi un albergatore chiederei anche, ah ok, ma in merito al SEO, quali sono le esperienze che hai avuto? Quali sono i lavori che hai fatto? Ok, anzi, io rilancio. Uno, questo secondo me ai tempi dell'internet lo può fare anche in maniera indipendente. Quindi io nemmeno te lo chiedo, perché sennò poi dopo tu parti con la tua vetrina e Sì. sei un marketer e mi incarti, mi vendi tutto, no? Quindi dici, io contatto un cliente che lo cerco, cerco il suo nome, cerco Edoardo Ridolfi su Google, vedo quali lavori ha fatto e magari contatto uno dei suoi clienti. Dico, ah, sto valutando Edoardo, sembra un ragazzo molto in gamba, come me ne parli, che ne pensi? E sentiamo cosa ne dice. Una campana sola potrebbe essere una campana stonata, ne sentiamo magari un paio per avere pareri Ci diversi, può perché stare. insomma non è che spesso si fanno contenti tutti, quindi ecco. E poi un altro aspetto interessante secondo me è quello del commercialista. Troppe volte il commercialista viene interpellato, o quantomeno il commercialista ti dà i consigli quando è troppo tardi, ossia alla fine dell'anno. A bilancio quasi chiuso, ti accorgi di aver guadagnato poco, di aver fatturato troppo, troppo non è mai, però i giochi sono fatti, l'anno è andato e tiri le somme, sbagliato. Quello è un contabile. Un commercialista dovrebbe essere interpellato anche per fare delle strategie, per capire quelli che sono, intavolare un minimo di controllo di gestione, quindi capire quelli che sono i costi che ha l'azienda e capire quelli che sono gli ambiti in cui questa azienda guadagna di più. Un'azienda che sia un'industria, un'impresa che sviluppa software come la nostra, o che sia un'azienda alberghiera che quindi vende ospitalità, il succo è sempre lo stesso. Quello che noi dobbiamo fare è un rapporto tra i costi e i guadagni e riuscire a cercare di massimizzare quelli che sono i profitti. Cioè,
Quindi degli step durante l'anno in cui vedersi e fare il punto della situazione. Sì, è un po' questo? Degli step senza meno. Quindi ogni 3 mesi prendetevi tempo per incontrare il vostro commercialista e vedere a che punto va il vostro business, a che punto sta. E quelli sono dei checkpoint. Ma ancora prima dovete lavorare a monte. Voi che conoscete il vostro business dovete dire al commercialista quelle che sono le metriche che lui deve andare a vedere. Ossia, voi conoscete i vostri centri di costo, sapete quali sono e insieme a lui potete, o al limite anche a un consulente esterno che vi fa un controllo di gestione più accurato, dividere in cestini di competenza le varie aree, quindi dal costo che ho per la biancheria al kit di cortesia, ad altri kit aggiuntivi che ho in spa, per chi ha magari la tariffa bed and breakfast più spa o così via, io devo riuscire a definire quelli che sono i miei costi fissi, i miei costi variabili, e sulla base di questo definire quella che è la bottom rate, quindi la tariffa sotto la quale io non voglio vendere, includendo il costo del personale e così via. Quindi il commercialista vi deve aiutare in questo, e non fate tariffe ad un prezzo X solo perché il vostro vicino di albergo che ha una struttura simile alla vostra fa un determinato prezzo. Quello va guardato, però dovete stare attenti perché altrimenti rischiate di lavorare sotto prezzo e poi si hanno brutte sorprese alla fine dell'anno. Sì. Quindi il commercialista tendenzialmente è competente, è bravo, semplicemente viene utilizzato poco o viene utilizzato male. Mi piace il discorso che hai affrontato prima relativamente alla misurazione. Quindi io a un consulente chiederei, se fossi un albergatore, chiederei anche dei report su come sta procedendo il lavoro che fa. Quindi un report mensile, cercandomi anche di fare spiegare quali sono i dati che lui mi sta mostrando. Sì, devo mettere in discussione. Nel caso di un commercialista è un pochino più difficile. Certo. Nel caso di un marketer rimane più facile. Ed è per quello che i dati vanno guardati con un occhio critico. Esatto. Devo capire che cosa mi stai mostrando. Le visite in maniera assoluta che ho sul mio sito? Va bene. Ma poi qual è la conversione di queste visite? Quali pagine vengono maggiormente viste e perché? Con quale keyword dentro? Quindi quello che vi suggerisco è comunque di studiare un po', perché un imprenditore deve essere un tuttologo e chi gestisce una struttura ricettiva lo deve essere allo stesso modo. Uno non deve essere un esperto di marketing, ma deve avere delle conoscenze di marketing. Non deve essere un commercialista, ma deve avere delle competenze in ambito di gestione deve saper leggere un bilancio, deve capire come girano i numeri e così via. Sì, deve avere una competenza di fondo che lo aiuti a capire e a giudicare. Cosa sta parlando. Sì, e a giudicare se certe cose suonano bene o suonano male. Quindi è questo molto importante. Quindi chi dice di queste cose io non ci capisco niente si addentra in un ambito molto molto pericoloso, perché hai degli angoli poi scoperti all'interno del tuo business dove non hai controllo. Qualcuno ti venderà aria fritta. Qualcuno potrebbe, magari hai dei consulenti e dei partner che sono bravissimi e tu ti fidi ciecamente, però è comunque molto importante cercare di studiare. Esistono delle risorse preziose per studiare, ormai grazie ad internet l'informazione ce n'è tanta, tra cui anche magari anche il nostro blog. Sì. Blog di Slope, www.slope.it/blog. Ci sono moltissime risorse interessanti che spaziano da ambiti di marketing ad ambiti di revenue al come creare il tuo sito per il tuo hotel. Sì. Sapere che un sito web deve caricarsi in 3 secondi è una nozione che tutti capiscono. Saperla e chiedere al proprio webmaster il perché il tuo sito ne carica in 6 secondi è una cosa molto facile. E sì, poi sarà lui che dovrà in qualche modo risolvere la problematica, no? Però esserne a conoscenza è già parte della risoluzione del problema. Sì, altrimenti quello che fai, il sito ti sembra carino, ti piace, ti senti a posto, in realtà il tuo posizionamento è distrutto, sei posizionato malissimo. Quindi questo potrebbe essere un esempio. Sì, un esempio abbastanza calzante sull'avere appunto una conoscenza di fondo dei temi che si trattano. Sì, allo stesso modo bisogna lavorare a braccetto anche con quelli che sono i consulenti di revenue, quindi dei consulenti che guardano insieme a te quelle che sono i tuoi tassi di occupazione, le tue tariffe, i tuoi prezzi, con chi lavori, verso quali mercati ti apri e così via. Qual è la tipologia di clientela che hai di più? La fascia d'età. Sì, eventualmente poi lavorare insieme al marketer per attaccare quei segmenti. La parte del consulente di revenue è ancora più difficile da misurare perché comunque è un ambito complesso. Sì. In cui la professionalità ce ne vuole molta e lì è un po' più... Ci vuole anche la fiducia comunque sia nel tempo, perché non è che un consulente di revenue come il marketing ti risolve un problema in 2 settimane o in un mese. Esatto, dovete dare tempo al tempo e al limite lì quello che farei io parlando con
mettendomi nelle scarpe di un albergatore, cercherei prima di sposare, tra virgolette, un consulente di revenue, di sentire diverse campane, sì, e vedere qual è quello che mi riempie più l'occhio, no? Proprio per la natura complessa del tema. Sì. Per quanto riguarda, in ultimo, avevamo citato la parte legale, quindi un buon avvocato va chiamato per prevenire, non per curare, rimane sempre questo. L'abbiamo visto l'anno scorso, insomma, col GDPR. Sì, fortunatamente a livello di multa ancora non è uscito nulla, esatto. Però se uno si dota di strumenti legali corretti, quindi contratti giusti, licenze corrette e tratti dati, per esempio, in modo corretto, probabilmente non avrà bisogno poi di un avvocato quando si andrà in causa. Quindi utilizzare l'avvocato per prevenire piuttosto che per curare. La mia ultima perla, ammesso che sia una perla, è quella di non cercare il consulente che costa meno, perché spesso chi spende poco spende due volte. Ciao a tutti. Ciao.